pochi minuti dall'inizio della finale della 15ª edizione del concorso lirico internazionale San Francesco di Paola, organizzato dall'Associazione Orfeo Stillo, ci troviamo nella stupenda cornice del Teatro Rendano di Cosenza. In questo momento siamo nel ridotto, e in compagnia dei due meravigliosi artefici e autentiche anime instancabili di questo concorso, il maestro Luigi Stillo, pianista, concertista e importante carriera internazionale, in questa occasione presidente di giuria, la dottoressa Giusy Ferrara, direttore organizzativo del concorso. Innanzitutto ci farebbe piacere sapere come e con quali finalità nacque questo concorso, che ormai è giunto alla 15ª edizione. Allora, questo concorso nasce, è una costola di un concorso molto più grande, un concorso multicategorie, che è nato nel 2001 e che è il concorso internazionale Giovani Musicisti Città di Paola Premio San Francesco di Paola, aperto a musicisti di quasi tutti i generi musicali e suddivisi in sezioni di età, sia per solisti che per gruppi da camera, ensemble, orchestre, formazioni corali e quant'altro. E all'interno di questo concorso la categoria canto lirico si è sempre distinta particolarmente. Devo dire che oggi molti dei nostri candidati, vincitori delle scorse edizioni, sono già cantanti in carriera in grandi teatri del mondo. E questo è stato una delle spinte che ci ha portato a modificare, pensavamo che i tempi fossero appunto maturi, a modificare da quest'anno non più quindi categoria di un concorso molto più ampio, ma focalizzare l'attenzione sulla lirica esclusivamente, farla diventare da categoria a prova unica, categoria a tre prove, quindi eliminatoria, semifinale e finale, appunto perché secondo noi i tempi erano maturi per questo passo. Tra l'altro abbiamo da tempo dei partner molto importanti, in primis fra tutti l'Aslico di Milano, Teatro Sociale di Como, che offrono dei premi concreti per la carriera di questi giovani cantanti lirici, e questo ovviamente ci ha spinto ad investire anche in questo settore. A fianco a loro si sono uniti altri partner, sempre che si occupano di promozione dei cantanti lirici, e poi devo dire, c'era un momento nella nostra terra in particolare di difficoltà in cui la lirica soffre, e noi pensiamo anche attraverso la nostra manifestazione di poter influire un po' sul rilancio di questo meraviglioso settore. E quanto ritenete sia importante per il territorio, per Cosenza e non ultimo per il Teatro Rendano, la presenza e lo sviluppo di questo concorso? Beh, innanzitutto stiamo parlando di un genere, l'opera, che ci vede protagonisti in tutto il mondo e che è un brand che esportiamo davvero in tutti i continenti. Dobbiamo dire che la Calabria, da questo punto di vista, esprime delle potenzialità artistiche di sommo livello. Altresì, a livello di produzione, è un momento che chiaramente soffre di carenza di fondi, di carenze organizzative anche all'interno dei grandi teatri pur presenti. Noi ci troviamo oggi in questo splendido teatro, che lo ricordo, è un teatro di tradizione, tra i 25 teatri di tradizione italiani, e che ahimè è un po' fuori dalla contribuzione FUS, quindi contribuzione ministeriale, che speriamo possa rientrarci il prima possibile, e quindi speriamo davvero che il concorso possa diventare un focus importante, a che le istituzioni, ma non solo, ma anche i privati, possano reinvestire in questo genere. E legandomi alla prima domanda che mi ha rivolto, sicuramente l'obiettivo principale è quello appunto di dare un sostegno, un impulso al settore operistico, ma un secondo risvolto, diciamo per noi complementare, però altrettanto importante, è anche quello di promuovere il nostro territorio, come lei diceva, è bellissimo, e essendo geograficamente, diciamo, decentrato rispetto a quelli che sono i grandi centri delle produzioni musicali, liriche, eccetera, ovviamente noi paghiamo un po' questo prezzo. Sì. Allora, questa manifestazione può essere anche un'occasione per far scoprire il nostro territorio, le sue bellezze storiche, artistiche, certo, e anche enogastronomiche, che sì, vedo essere molto apprezzate dai cantanti. Assolutamente sì, confermo, ma anche
non solamente dai cantanti, anche dai critici. A tal proposito, avete riscontrato sufficiente sensibilità da parte dei politici locali? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che questo concorso si avvale della contribuzione della Regione Calabria sui fondi PAC Calabria, sono fondi europei, per un bando che raccoglie un po' tutte le energie non solo artistiche, musicali, ma anche di altri settori. Nello specifico, il nostro settore lirico operistico, certo, avrebbe bisogno a questo punto di una vera e propria legge di settore regionale, io credo, o comunque di bandi specifici perché si possano utilizzare al meglio tutta la quantità di fondi europei che quali obiettivo uno come la Calabria, ovvero tra le regioni più svantaggiate da questo punto di vista per il Fondo di Coesione Sociale, riceve annualmente. Noi siamo quasi in scadenza del settennato 14-20, dei fondi 14-20. Questo è l'unico bando che ci permette che degli eventi culturali storicizzati, voglio ringraziare appunto la Regione Calabria nella persona del Presidente l'onorevole Gerardo Mario Oliverio, che ha investito veramente una somma importante per questo bando. Tra l'altro la novità di quest'anno è quello che ci permetterà di programmare per 3 anni queste manifestazioni che, ripeto, non è solo, come diceva la dottoressa Ferrara, non è solo il concorso lirico internazionale San Francesco di Paola, ma tutta una serie di iniziative che il progetto riguarda. Sempre mi intrometto io e aggiungo un ringraziamento all'amministrazione comunale di Cosenza che ha permesso, patrocinando la manifestazione, di svolgere appunto presso il teatro Alfonso Rendano di Cosenza, che è un teatro comunale. Ecco, visto che siamo agli sgoccioli, tra poco inizierà la finale di questa 15ª edizione, un consuntivo su questa edizione, siete soddisfatti? Io moltissimo, assolutamente. Moltissimo, perché appunto passiamo da categoria unica, come dicevo, alle 3 prove e abbiamo avuto un numero nutrito di partecipanti provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Veramente credo che anche con un candidato le regioni, forse la Valle d'Aosta non è rappresentata, ma insomma devo dire una bellissima rappresentanza, tanti stranieri, molti coreani, russi, giapponesi, abbiamo anche candidati dal Kirghizistan, dal Giappone, dalla Francia e dalla Germania. Quindi personalmente io sono enormemente soddisfatta, e non soltanto per anche devo dire la Calabria è ben rappresentata, ho visto che anche in finale siamo riusciti ad arrivare, e ovviamente per noi questo è una bella gioia, perché insomma ci fa piacere avere candidati da tutto il mondo, ma che ci siano anche i nostri. E quindi personalmente da questo punto di vista, come numeri e provenienze, sì, credo, maestro, assolutamente anche a livello artistico abbiamo riscontrato, e qui me ne dà atto la giuria tutta, un livello molto alto che non era così scontato vista la novità del concorso lirico internazionale San Francesco di Paola. Il livello ormai ha raggiunto un'assicella sotto la quale sarà difficile scendere. Abbiamo avuto presenza di giovani che già hanno debuttato, quindi sono già in carriera. Questo significa che hanno riscontrato nel partecipare al nostro concorso un valore aggiunto per la loro crescita artistica, e a noi solo questo ci dà orgoglio. Certo, e quindi i giovani che si stanno affacciando alla difficile carriera di artista lirico devono iniziare a pensare alla partecipazione della 16ª edizione del concorso lirico. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché credo che ecco, questo sia un altro dei motivi per cui noi abbiamo, come dicevo inizialmente, abbiamo puntato molto su questa categoria. Oggi concorso a sé, e cioè il fatto di aver creato dei partenariati con istituzioni musicali, liriche in particolare, di grandissimo livello, e che sono istituzioni che si occupano di promuovere i giovani, perché per noi era fondamentale avere al nostro fianco delle istituzioni che poi dessero la possibilità, attraverso una scrittura artistica, attraverso una masterclass particolarmente importante, attraverso dei premi appunto concreti, come possono essere anche dei concerti, eccetera, di dare la possibilità a questi giovani di debuttare. Quindi
Voglio ricordare, come ho già fatto, l'Asigo di Milano e il Teatro Sociale di Como, ma mi piace ricordare anche il Teatro Goldoni di Livorno, mi piace ricordare la Fabbrica dell'Opera di Roma, che si occupa proprio dei giovani, della formazione dei giovani e del lancio dei giovani, così come la Fondazione Resonance di Roma e due istituzioni milanesi che sono così lontane da noi ma che immediatamente hanno messo in palio dei concerti per i nostri vincitori, che sono l'Associazione Amici dello Giovane della Scala di Milano e Casa Verdi, la grande fondazione Casa Verdi. Abbiamo anche una associazione calabrese che offrirà un concerto, che è l'associazione Tropea Musica, e che è l'associazione che amano di più i nostri cantanti che vengono da fuori, perché abbinano così una meravigliosa vacanza al mare calabrese con un bel concerto. E credo che però, questo mi farebbe piacere che lo dicesse Maestro Silva, perché li ha scelti lui, che il valore aggiunto ovviamente, ecco, sia per ultimo, per concludere questa magnifica chiacchierata. Ovviamente un grazie di cuore speciale va ai nostri giurati, che hanno accettato di buon grado, anzi con grande entusiasmo, e che li ho visti lavorare in questi giorni con una serenità, con una assoluta, ecco, spontaneità, perché quella che deriva dallo stare insieme per cercare una strada da tracciare, tant'è che le nostre valutazioni sono state veramente assolutamente condivise e sempre all'unanimità. Questo significa che poi i valori escono da soli, quindi un ringraziamento grosso, abbiamo detto, ai dirigenti dell'ASI, con una persona, dottoressa, il maestro Fedora Sorrentino, tra l'altro calabrese di nascita, quindi è sempre un piacere riaverla, riabbracciarla tra di noi, e il dottor Giovanni Vegeto, il loro direttore generale, tra l'altro che mi è stato vicinissimo nella costruzione del bando, anziché nei consigli su tante difficoltà pratico-logistiche del concorso. Ma un ringraziamento grosso al maestro Daniele Agiman, il direttore artistico della Sinfonica di Pesaro, un grandissimo direttore d'orchestra. Un ringraziamento grosso a Stefano Vizioli, direttore artistico, neo direttore artistico da solo un anno del Teatro di Pisa, del Teatro Verdi di Pisa, regista, musicista veramente di grande calibro. Un ringraziamento al soprano Cinzia Forte, nostra cara amica da trentennale ormai, che è ancora una splendida carriera che l'ha contraddistinta. Un ringraziamento al nostro grande critico musicale, il direttore del portale web Opera Click, che ci ha dato quella visibilità giusta che forse chiaramente è importantissimo in questi casi. E non ultimo, lasciatemi ringraziare un po' per partigianeria da pianista, il grande maestro Stefano Giannini, che per 12 ore al giorno è riuscito ad accompagnare con grazia, eleganza, con sicurezza, con padronanza, e anche mettendo a loro agio i candidati, perché la sua esperienza, insomma, a noi insegna che la musica fa questi miracoli. Quindi, ecco, l'anima del concorso, il maestro Giannini, e tutta la giuria, un sentito grazie, un arrivederci alla prossima edizione. Da parte mia è contraccambio e ringraziamenti, e devo dire che ci avete accolto, insomma, con una ospitalità eccezionale, e raramente ho riscontrato una così grande serietà nell'organizzazione di un concorso, per cui invito veramente i giovani l'anno prossimo ad accorrere in massa, ecco, a Cosenza, perché grazie, ne vale veramente la pena. Quindi grazie infinite, buon lavoro, grazie mille, in bocca al lupo per la finale. E poi non finisce qui, perché dopo la finale, gran serata di gala, focus sull'opera con tanti ospiti dal balletto, coro e orchestra. Veramente sarà una magnifica serata, sempre tutta dedicata all'opera. Benissimo, grazie ancora. Grazie a lei. Grazie. Thank you.
Thank you.
Verità
Come il cuore, in me
a nome dell'Associazione Musicale. A nome dell'Associazione Musicale Orfeo Stillo sono lieta di porgere a voi tutti il più cordiale benvenuto alla serata di gala del 15° Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola. E il concorso è una manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale di Cosenza, che ringrazio particolarmente perché ha voluto concederci la possibilità di realizzare il nostro concorso in questo meraviglioso teatro. E il teatro di tradizione Alfonso Rendano ha una grandissima storia. E prima di dare il via quindi a questa bellissima serata, io vorrei affianco a me il direttore artistico del concorso, dell'Associazione Stillo, e che in questi tre giorni ha assunto anche le vesti di presidente della giuria, il maestro Luigi Stillo. Maestro, chiediamo soltanto un breve saluto, maestro, perché sappiamo che sei stanco. No, per niente, e devo dire, e questo, cioè, chi, lo sapete che mio marito, insomma, non è, cioè, non è una cosa, quindi non posso fare tanti complimenti, però devo dire che veramente è l'anima di tutto, perché insomma è il perno di tutto quello che gira intorno all'associazione, al concorso, a tutte le nostre manifestazioni. E lui riveste questo ruolo così prestigioso e importante, ma è una di quelle persone che veramente fa tutto. Brevissimo, perché dobbiamo dare spazio all'opera. Intanto concludiamo con, farò i complimenti a mia moglie, la dottoressa Ferrara, perché è lei l'anima, è la vera anima. Bando agli scherzi, grazie di cuore a voi intervenuti stasera e un grazie sentitissimo, consentitemelo, ai miei colleghi giurati che hanno accettato di venire questi tre giorni e lasciare il loro lavoro intensissimo, ognuno nel proprio settore. Di Mizè, dalla Carmen, il coro dei Monelli. Thank you.
Bene, allora adesso dobbiamo chiamare anche il nostro direttore artistico, nonché presidente di giuria, se ci raggiunge il maestro Stillo, così possiamo procedere alla proclamazione davanti al pubblico dei vincitori. Naturalmente chiamerei anche le nostre collaboratrici con gli attestati, così faremo una consegna ufficiale. Bene, Elide, vieni qui vicino a noi. Va bene, così io dirò i nomi e tu passerai ai giurati. Facciamo così a giro un po', così premiano tutti. Partiamo da un premio. Premi sono tantissimi, non so quanti di voi prima di venire hanno letto il bando, però sono veramente tanti. Innanzitutto mi fa piacere per esempio parlarvi subito di un premio a cui io tengo molto, che sono i concerti. Allora, i concerti sono diversi e ci sono il primo, naturalmente il vincitore farà un concerto per l'associazione Stillo, come sempre, e poi ci sono tre concerti, uno in Calabria presso l'associazione Tropea Musica, che è nostra partner anche del concorso Città di Paola da moltissimi anni, ospita sempre con uno, anche due concerti, quest'anno a questo punto diventeranno tre, e poi abbiamo due istituzioni concertistiche milanesi, una è proprio è un'associazione storica, è l'associazione Amici dell'Ogione della Scala, e ringrazio veramente di cuore il presidente Vezzini, che è persona tra l'altro coordinata, idealissima, simpaticissima, e che immediatamente, prontamente ha sposato l'idea di ospitare i nostri vincitori a Milano. L'altra in realtà è la grande fondazione Verdi, la fondazione che ha voluto il grandissimo Sommo Beppino e che ospita oggi tanti musicisti anziani che non hanno più una casa o comunque che hanno delle difficoltà, vivono, vi garantiscono un posto meraviglioso, perché ascoltano musica quotidianamente, quindi vivranno tanti anni, perché sicuramente fa molto bene ascoltare la musica, e vivono in un ambiente serenissimo dove si svolgono spessissimo i concerti, e quest'anno ci saremo anche noi con i nostri vincitori. I concerti di queste tre associazioni sono stati attribuiti a tutti i finalisti che adesso voi conoscerete, e mentre il concerto dell'associazione Stillo è andato al primo classificato.
Procediamo con la chiamare un simpatico e veramente bravissimo, a me è piaciuto moltissimo, cantante coreano, elegantissimo, tra l'altro gli ho fatto i complimenti, è educatissimo, che vince il premio speciale Resonance. La fondazione Resonance è una fondazione di Roma che aiuta i giovani organizzando delle masterclass e dei concerti, e quindi lui è Pa Suan Bae, che andrà alla fondazione Resonance grazie al nostro premio, e sono certo che potrà fare veramente tante cose, perché poi loro, i ragazzi, li seguono nel tempo. Ecco, un grande applauso. Da dove arrivi? Eccoti, Pa Suan Bae, coreano. Ti consegna il maestro Agiman, allora, a cui è stato dato l'attestato, il premio, con i complimenti della giuria. Rimani con noi, mettiti a fianco lì e rimani pure con noi. Allora, adesso abbiamo il premio speciale della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno per quanto riguarda l'opera studio Mascagni. È andato a Francesca Maria Cucuzza. Consegna sempre il maestro Agiman in rappresentanza del Teatro Goldoni. Francesca Maria Cucuzza con questo premio ha la missione diretta alla finale del concorso per la realizzazione di un'opera di Mascagni, quindi complimenti. Andiamo ancora avanti con un altro premio. Questo altro premio è andato invece al candidato del Kirghizistan, Orozobek Bakitov. Stefano. Premia il maestro Vizioli e premia premio speciale per... rimani, che stiamo ancora dicendo il premio. Premio speciale Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Anche il Teatro dell'Opera ha una sezione, insomma, dedicata, un progetto dedicato ai giovani, e ha voluto appunto dare questa masterclass che potrai seguire a Roma. Complimenti. Andiamo ancora avanti con un'altra vincitrice, lei è Giulia Mazzola, che possiamo accogliere con un caloroso applauso. Giulia. Io c'ho scritto Giulia. Cara Giulia, allora tu vinci la partecipazione gratuita ad una masterclass organizzata dall'Aslico di Milano, Teatro Sociale di Como, all'interno del corso per giovani cantanti lirici d'Europa, che, come tu saprai, è, voglio dire, una masterclass di un pregio estremo, con cantanti sempre di livello mondiale. Ma non finisce qui, perché Giulia Mazzola vince anche il secondo premio, e cioè una borsa di studio di 1.500 euro. Adesso abbiamo il piacere di presentarvi la giovanissima Serena Bozzo, che avete ascoltato in apertura della serata, che vince il premio speciale Aslico. Cara Serena, scrittura artistica, questo è uno dei premi più ambiti del nostro concorso, tutti vogliono questo premio. Scrittura artistica in qualità di artista del coro, girati verso il pubblico, che io dico da qua, nella stagione lirica 2018 del Teatro Sociale di Como, offerto appunto dal Teatro Sociale di Como, l'Asico di Milano, cioè da Fedora Sorrentino e Giovanni Vegeto. Ferma, non andare. Questo è il famoso premio per cui tutti arrivano, vincono il premio, entrano nel coro, poi fanno la particina da solista e poi il lancio. Quindi te lo auguriamo di cuore. Anche perché tu hai vinto, come dicevo, in apertura di serata, il premio speciale al miglior giovane calabrese fino a 26 anni. Borsa di studio di euro 300.
possiamo, ecco, vicino al maestro Agiman. E andiamo avanti con Giorgia Teodoro, che avete ascoltato anche lei all'inizio nel concerto dei vincitori. Giorgia vince il premio speciale per la migliore esecuzione di un'aria di un compositore calabrese, quindi borsa di studio di euro 300. Complimenti Giorgia. E adesso andiamo al terzo premio. Il terzo premio è andato ad una cantante che avete già ascoltato, e la cantante che ha fatto la regina della notte durante il concerto dei vincitori. Lei è francese, arriva dalla Germania, si chiama Marie-Pierre Roy. Complimenti Marie-Pierre. Terzo premio, borsa di studio di 1000 euro. Il secondo premio, come avete visto, lo abbiamo assegnato a Giulia Mazzoli, e andiamo al primo premio. Il primo premio, non vi dico chi è, ma forse lo avete già capito, vince una borsa di studio di 2000 euro più un concerto organizzato appunto dall'Associazione Musicale Orfeo Stillo con un cachet di 500 euro. Il baritono Biagio Pizzuti. Dalle mani di Cinzia Forte, con i complimenti di tutta la giuria e gli auguri doppi, perché non solo Biagio, e come cosa? Non solo Biagio arriva da Salerno invece, Salerno, e Giulia da Palermo? Palermo, abbiamo un po' di rappresentanza anche in finale, sia di candidati stranieri che di un po' di regioni italiane. Dicevo che Biagio appena ha saputo che diventerà papà. Sì. È proprio una notizia fresca che diamo ufficialmente, lo ha saputo appunto qua, e quindi veramente tanti carissimi auguri. Soprattutto perché deve lavorare di più. Vabbè, ha cominciato bene però, da... Sono due, quindi... Gemelli? Oh! Vabbè, allora... Il premio pannolini. No, il premio non è neanche i lingotti d'oro che poi bisogna cambiare di chissà di che valore sono. No, il premio è assolutamente, però veramente complimenti a tutti. Maestro Stillo, tu vuoi aggiungere qualcosa? No? E allora io saluterei, ringrazierei veramente ancora di cuore la nostra giuria per la loro presenza così puntuale, così cordiale. Insomma, è stato un vero piacere stare con voi in questi giorni. Speriamo di rivederci in un'altra occasione, magari nella prossima edizione o in un altro grande progetto in cui noi ci butteremo, avervi al nostro fianco. Grazie ancora a tutti, grazie.